L'Istituto Nazionale Tostiano di Ortona, che festeggia il suo quarantennale, ha voluto ricordare Francesco Sanvitale, fondatore dell'Istituto insieme a Tommaso Caraceni e storico direttore artistico, un intellettuale al servizio della musica, come il titolo della manifestazione che si è svolta al Teatro Comunale, un musicologo di fama internazionale, scomparso nel 2015, che ha lasciato una traccia indelebile nel mondo della musica e della cultura. La manifestazione, presentata dal direttore di Rete 8 Carmine Perantuono, ha visto la presenza di grandi musicisti e cantanti che hanno condiviso momenti di amicizia e di lavoro con l'indimenticabile Sanvitale. Alcuni devono proprio al grande intuito di Francesco la loro carriera. Francesco manca molto a questa città, lui ha visto dove altri non vedevano, ha detto Cristiana Canosa, vice sindaco, e Remo Di Martino, attuale presidente dell'Istituto Tostiano, ha ricordato l'impegno di Sanvitale per ristrutturare il teatro e per dedicarlo a Tosti, annunciando che gli verrà dedicata una targa sul suo palchetto. Sì, per me è stato un onore avere questo incarico, perché mi sono occupato dell'Istituto Tostiano negli ultimi 30 anni e sono stato a stretto contatto con Francesco Sanvitale, il quale è stato un uomo di grande cultura che doveva essere ricordato in qualche modo. Del resto la presenza di tutto questo pubblico dimostra di quanto era necessaria fare questa commemorazione, che non è è una festa, ecco, nella sintesi, non deve essere un rimpianto, non deve essere un momento di ricordo soltanto, ma una festa. Questo è uno degli eventi del quarantennale. Sì, ce ne saranno tanti altri, perché stiamo scoprendo tante cose belle e diverse su Francesco Paolo Tosti. E sul palco si sono alternate esibizioni di cantanti e musicisti nati, si può dire, con Sanvitale, e lo ricordano con affetto: Romina Casucci, Isabella Crisante, Nunzio Fazzini, Gianluca Sulli, Roberto Rupo. Le testimonianze, quella di Nicoletta Bardi dei Solisti Aquilani per il suo impegno all'Aquila e di Gianfranco Miscia, che ha ricordato l'intuizione di Sanvitale per la realizzazione della biblioteca musicale e del museo. Molti contributi sono arrivati con videomessaggi, non solo dall'Italia ma anche da Taiwan, dal Giappone. E poi ancora le voci e la musica di Alba Riccioni, Aldo Di Toro, Manuela Formichella, Maria Fabiani, Marco Salcito e donata ad Annunzio Lombardi, vincitrice tra l'altro del premio Puccini 2019. Francesco era un intellettuale raffinatissimo e di grande generosità, amava l'opera e ha creato produzioni eccellenti, hanno sottolineato Silvio Araclio, regista della manifestazione al Teatro Tosti, e Giancarlo Gentilucci. Bella serata, piena di emozioni, di bel canto, di bei ricordi, ma ora bisogna fare il salto di qualità. Lo ha detto bene il presidente Di Martino a conclusione, auspicando la creazione di una fondazione per l'Istituto Tostiano che possa portare avanti quel grande progetto nato dall'intuito di un grande uomo.